Il viaggio che vi propongo, amici cari, è ambientato nel nord-ovest Italia, tra le Langhe e il Monferrato, in una terra chiamata Roero. Del Roero ne fanno parte 25 territori comunali, per un'estensione di 420 km quadrati e con una densità di popolazione di circa 75.000 abitanti. Le tante torri e castelli presenti in questo anfratto di Piemonte testimoniano un passato nobile e aristocratico, mentre il nome Roero deriva dall'antica famiglia astigiana dei Roero appunto, protagonista della storia medioevale del luogo. Il dolce sali e scendi delle colline, le colline del vino, con le vigne disegnate armoniosamente, i profumati frutteti, i castagneti secolari, la pianura dalle terre rosse e la piana degli orti di Bra sono ingredienti straordinari di un paesaggio dalle molteplici sfaccettature. Il paniere dei prodotti tipici è ricco e variegato. I grandi vini, rossi e bianchi, le famose pesche di canale, buone anche in cucina come vuole la tradizione, le rinomate fragole, le pere della Madernassa, una varietà tipica ideale per la cottura, le pregiate nocciole del Piemonte e le castagne di ottima qualità, la tinca gobba di Ceresole d'Alba, un tempo fonte di ricchezza per la popolazione e riscoperta dagli appassionati una decina di anni fa. In cucina è ideale fritta oppure nel classico carpione. Com'è la tinca? La tinca di Ceresole è ottima, bisogna venire ad assaggiare, fatta in vari modi, cucinata nel modo tradizionale, in pezzatura da 100-120 grammi, la tradizione la vuole o fritta oppure in un carpione agrodolce, leggero, diciamo. Poi i ristoratori di Ceresole fanno anche delle cose nuove, l'insalatina di peschiera, usano la bottarga per condire i tagliolini, si cerca di sperimentare anche delle altre forme, delle altre ricette. Ma anche gli allevamenti di bestiame e gli asparagi, la cui raccolta inizia a metà del mese di aprile per terminare alla fine del mese di maggio. Tra castelli e tipicità, tra passato e presente, qui vive una cucina che sa di vino e che frequenta filari e cantine. La tavola del Roero presenta una forte personalità e una ricchezza di sapori, di colori e di profumi del tutto originale, perché variegato e multiforme è il paesaggio agrario roerino. Una grande cucina deve essere accompagnata da grandi vini. Il Roero, con le sue affinità e differenziazioni rispetto ai cugini di Langa, come ci spiega Ornella Correggia, produttrice in canale. I nostri vini tendono ad essere molto pronti da subito, con una piacevolezza e un'eleganza anche da giovani, hanno anche la grande, il territorio del Roero ha anche la grande capacità di dare vini che soprattutto nei cru importanti, quindi nelle vigne importanti, riescono a dare longevità. Quindi quello che ci distingue dalla Langa è che noi possiamo dare dei vini già molto piacevoli e molto, con una beva molto immediata fin da giovani, ma nello stesso tempo possiamo dare dei vini che, dimenticati in cantina, si possono bere tranquillamente anche dopo parecchi anni, al pari ovviamente di tanti Baroli. Ecco, ricordiamo una cosa, che per il Roero l'uva, il vitigno e il nebbiolo. Il nebbiolo, certo, questo. Io a volte lo do per scontato, ma è meglio sempre ricordarlo, certo. Parliamo di nebbiolo in purezza. Da quando abbiamo ottenuto la DOCG abbiamo chiesto la modifica del disciplinare, quindi abbiamo tolto questa percentuale minima di arnese che comunque nessuno usava. Roero, Nebbiolo, Barbera, ma anche i bianchi come la Favorita e soprattutto l'Arnese con le sue evoluzioni degli ultimi decenni.
Noi parliamo subito con un produttore, Antonio Del Tetto, lo abbiamo raggiunto a Canale nella sua barricaia, Arnese, un grande bianco che negli ultimi anni credo che abbia dato a questa terra veramente immense soddisfazioni, perché in tanti lo producete, lo fate buono, lo si trova ovunque si vada, non solo in Italia. Siamo un bianco che ha riscosso un po' un discorso di una terra dove si pensava fosse solo buona per i rossi, invece non è vero. Beh, innanzitutto noi siamo storici sull'Arnese, le prime esperienze di vinificazione sono state fatte con l'Arnese, che allora era proprio a livello di qualche filare, di qualche vite sparsa, è cresciuto ovviamente, innanzitutto perché l'Arnese è stato forse il carro che ha trainato tutta l'economia, diciamo, del Roero, e poi un vino che si è guadagnato, diciamo, la stima di molti consumatori, perché è un vino abbastanza morbido, un vino profumato. Nelle vigne del Roero troviamo i classici ciabotte. Sono un vero esempio di architettura agreste, senza architetti, un tempo utilizzati come riparo, come ricovero per gli attrezzi e per qualche scappatella amorosa. Da qualche anno, su iniziativa dell'Enoteca regionale del Roero, nella persona del professor Luciano Bertello, si sta lavorando per il recupero e la valorizzazione di queste costruzioni, parti integranti del paesaggio. Tra i tanti proprietari che si sono attivati in tal senso, Maurizio Ponchione a Govone ha recuperato un ciabot facendolo diventare una sala degustazione nel cuore della vigna. Eccoci qua, Maurizio caro, guardate che meraviglia, ciao, ciao. Benvenuti. Grazie, e pensate che questo era un piccolo casolare dove una volta si riponevano gli attrezzi, ma Maurizio ne ha fatto addirittura una sala degustazione. Una struttura dove magari potete vedere in giro per il Roero dei bellissimi ciabot che culturalmente rispecchiano il territorio, alcuni adibiti anche a siti da pernotto. Questo ciabot ha voluto essere un qualcosa che unisce sia l'aspetto culturale e colturale, ma anche la possibilità di eseguire delle buone degustazioni con i prodotti del Roero. Ma il Roero non finisce mai di stupire. L'indiscusso re della cucina è il tartufo, che qui risulta essere l'ultimo della stagione, ma il primo dell'anno. Lo si trova infatti nelle prime settimane dell'anno nuovo. Gli eventi sono all'ordine del giorno a favore della promozione turistica ed enogastronomica. Il Roero, una terra generosa, dall'animo gentile e dal cuore grande.